Ma ciao a tutti ragazzi, ma bentornati sul canale. Oggi siamo tornati a fare un tour per i mercatini. Ben due ne abbiamo visti e forse è il più grande svaligiamento nella storia dei video del mio mercatino. Intanto voglio dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti. Forza ragazzi, forza che puntiamo dritti verso le stelle. Nell'info box qui sotto vi ricordo il primo link, che è il sito del Salotto di Sheldon, l'evento dal vivo dove parleremo di fumetti, incontreremo i fumettisti, i disegnatori, dove incontreremo le case editrici, le scuole del fumetto e ci divertiremo un pomeriggio e una serata, e ci sarà una puntata live del Salotto di Sheldon. Quindi andate a dare un'occhiata qui sotto, il sito è in continuo aggiornamento, e poi tutti gli altri link del canale, il mio secondo canale, il canale di mia figlia, insomma c'è tutto qui sotto, trovate tutto qui sotto. Ma oggi siamo qui perché abbiamo fatto una giornata, abbiamo fatto un tour di due mercatini che non vedevamo da tanto tempo. E mamma mia, abbiamo svaligiato il pezzo più grosso che abbiamo preso, lo tengo per il finale, ma qui c'è della roba, ci sono giocattoli, ci sono videogiochi, ci sono DVD, Blu-ray, fumetti, c'è veramente di tutto. Quindi adesso vi faccio fare un brevissimo, proprio brevissimo, perché sapete lì rompono le scatole. Non si riprende. Mi è piaciuto questo, non si riprende. E quindi un brevissimo, una capatina, buttiamo un occhietto dentro ai mercatini e poi torniamo qui a vedere che cosa abbiamo comprato. Guardate un po' dove siamo. Al mercatino, andiamo a fare un giro. Il secondo mercatino della giornata, grossi acquisti al primo. Ragazzi, avete visto, abbiamo fatto un tour, due mercatini, e adesso cominciamo con quello che abbiamo recuperato. Faremo una cosa in crescendo. Allora, intanto ho recuperato questa tartaruga ninja. Avevo smesso di comprare tartaruga ninja perché ce n'ho una valanga e ancora non ho messo bene tutto in chiaro, ma questa, ragazzi, spero di non avercela perché ce n'avevo veramente tante, ma questa è troppo figa, ragazzi. Ma quanto è figa questa tartaruga! Cioè, ma che spettacolo è, ragazzi! Che spettacolo questa scheletro così! Troppo bella! Questa non la potevo lasciare lì, tipo 2 euro. Troppo bella! Non so nemmeno se sta in piedi. Sì, sta in piedi pure perfettamente, ragazzi! Che spettacolo! Non so neanche di che anno sia, ma è uno spettacolo! Questa non la potevo lasciare lì.
mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Dopodiché ho recuperato due videogiochi per Sega Mega Drive. Non c'ho ancora il Sega Mega Drive, perché è una delle console che devo recuperare. Mi manca ancora, ogni tanto la trovo a prezzi esagerati, quindi sto aspettando magari un'occasione per recuperare il Sega Mega Drive, che so anni che cerco di recuperarla. Ma ho trovato veramente a pochi spiccioli, e guardando su eBay se li vendono a prezzi enormi, ho trovato Michael Jackson Moonwalker 16-bit cartridge. Eccola qui, ragazzi, a meno di 10 euro. Andate a vedere su eBay, è del 90, Sega Enterprise, Made in Japan, spettacolo. E poi quest'altro, che c'era una serie di titoli, grosso modo il prezzo era tutto intorno ai 15-17 più spedizioni, e comunque meno di 10 euro sarebbe stato un affare uguale. L'altro che abbiamo visto, che sembra se lo vendano a un prezzo più alto, è Fatal Labyrinth, molto bello l'artwork, e questo è del 91, eccolo qua. E quindi, insomma, questi due intanto me li sono portati via, così quando troverò finalmente il Mega Drive, quando troverò, guardate che bella, guardate che spettacolo, ragazzi, la cartuccia con Michael Jackson con Moonwalker, mamma mia. Quindi poi, quando troverò finalmente la console, riuscirò ad avere la console, almeno avrò già due giochi con i quali giocare. Ma che belli, ragazzi, ma che belli. Certo, volevo dire ai signori della catena Il Mercatino, se trovassimo una soluzione per queste etichette, ragazzi, o cambiamo le etichette, o non lo so, tutte le volte rovinate gli oggetti per mettere queste etichette, o ci vuole la mano di Dio per levare queste etichette. Vabbè, dopodiché mia moglie, patita del Grande Diabolic, cioè questa serie grande, vediamo se anche questa, avete visto tra l'altro l'ultimo numero negli acquisti fumettosi di domenica, se anche questa è disegnata da Palumbo, che mia moglie adora, ma come si fa a darle torto? Che è Mario Comboli, sceneggiatura di Alfredo Castelli e disegni di Giuseppe Palumbo e disegni di Sergio e Paolo Zaniboni per il prologo. Quindi, ragazzi, ma che volete di più? Palumbo scritta da Castelli, quindi l'abbiamo recuperata a 60 centesimi, quindi non potevamo non prenderla. Dopodiché, prima di farvi vedere i due fumetti giganti, strepitosi, che ho recuperato, vi faccio vedere un po' di... abbiamo recuperato, io ovviamente, avete visto che cosa ho recuperato di Hot Toys la settimana scorsa. Noi siamo partiti di Ritorno al Futuro, ovviamente io ho il cofanetto in DVD di Ritorno al Futuro, ma non avevo quello in Blu-ray. Con grossa sorpresa anche dei quelli che gestiscono il mercatino, ho trovato Ritorno al Futuro, la trilogia, il cofanetto in Blu-ray, in cellofanato, scritta in rilievo, 6 euro, ragazzi, 6 euro, sigillato, in cellofanato. Lo potevo lasciare lì, ragazzi. Questo, c'è anche la possibilità che lo terremo chiuso, visto che c'è in streaming e visto che ce l'abbiamo aperto in DVD. Quindi questo per il momento lo teniamo chiuso, tanta tanta roba. Poi c'è una serie prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg, che uscì sulla scia di Salvate il Soldato Ryan, che una vita che la volevo comprare, quando uscì costava 100 euro il cofanetto, poi la seconda, terza, quarta ristampa scese, ma a meno di 9 euro non potevo lasciarla lì, ragazzi. Band of Brothers, il cofanetto in metallo, perché poi ho visto che hanno fatto anche la versione in plastica, molto più scrausa, non potevo lasciarlo lì a meno di 9 euro, è una vita che la volevo questa serie. E quindi, ragazzi, Band of Brothers, serie mitica, guardate che spettacolo. Sì, poi dovrò togliere con il solvente qui, cioè, anzi non con il solvente, con l'acqua calda, perché il solvente se no mi toglie la vernice del cofanetto, dovrò togliere l'etichetta perché ci ho provato ma non si toglie. E niente, ragazzi, questo altro affarone. Dopodiché, non so se vi ho mai parlato, quando ho fatto i video sulle serie televisive, di una serie televisiva che io trovo geniale, scritta in maniera incredibile e fuori di testa. Questa serie si chiama Weeds, W-E-E-D-S, che vuol dire erba. È una serie veramente fuori di testa, non si trova più da nessuna parte in streaming, non si trova più da nessuna parte. Io ho trovato al mercatino a 2 euro a stagione le prime due stagioni,
Ragazzi, le prime due stagioni ho trovato, potevo lasciarle lì a 2 euro l'una, le prime due stagioni di Wiz, poi troverò le altre. Intanto le prime due stagioni ce l'ho, perché ripeto, volevo consigliarla ad altre persone, farla vedere, ma niente, non si trova più da nessuna parte in streaming, e quindi sono stra contento di aver recuperato le prime due stagioni. Quindi bello, queste li costruisco proprio con amore. Adesso veniamo ai due pezzi fumettosi, quelli pesanti, e poi al pezzo gigante con cui chiudiamo il video. Ho trovato direttamente dal 1973 della Mondadori, Walt Disney Magic Moments. Guardate, questa era la serie dei libroni, quelli giganteschi, Io Topolino, Io Paperino, eccetera eccetera. Io ho Paperino di questa serie. Ho recuperato Magic Moments, vi faccio vedere, bellissimo, perché ci sono tutti i vecchi cartoni animati di Topolino, e quindi c'è il Gaucho, c'è Steamboat Willie, e poi addirittura si passa alle Sally Symphonies. Guardate che splendore. Devo dire che per essere del 73, recuperato a meno di 10 euro, e devo dire che anche in ottime condizioni. Oh, guardate, questo è quello con Cosi, il rivale di Topolino. Che spettacolo del 36 con Topesio, come si chiamava? Topesio. Sì, mi sembra si chiamasse così, guardate che roba. Spettacolo, ragazzi. Fuori è leggermente rovinato perché c'è i segni del tempo, ma dentro è perfetto, dentro è perfetto. Brave Little Taylor, eccolo qua, col gigante, col spettacolo, il toro Ferdinando. Spettacolo davvero, bellissimo. Questo qui, meno di 10 euro, devo dire che anche in ottime condizioni per avere 50 anni. E poi, sempre della stessa serie, stracontento, e sempre a meno di 10 euro, questo in condizioni ancora migliori dell'altro, Io Paperone, ragazzi, Io Paperone. Ma quanto sono contento, ragazzi, di averlo recuperato. Quello era del 73, questo è del 72, e vi faccio vedere qualcosa. Guardate, è in condizioni quasi perfette, 50 anni, devo dire che è in condizioni quasi perfette. Dentro è in condizioni quasi perfette, fuori è praticamente in ottime condizioni, ma veramente ottime condizioni. E quindi recuperato un altro volume di questa serie, guardate. Ottime condizioni, questo non è nemmeno sbucciato, cosa, veramente meno di 10 euro, questo è un affarone, ragazzi, fidatevi, è un affarone, bello, Zio Paperone la corona dei Maya, tanta roba, ragazzi, Zio Paperone la caverna di Ali Baba, Zio Paperone la fattucchiera, che spettacolo, sono stra contento, ragazzi, altro volume, contentissimo di averlo recuperato. E adesso, ragazzi, passiamo al pezzo forte, al pezzo gigante di questo recupero. Eccolo qua, ragazzi. Mia figlia è letteralmente impazzita per questo camper di Barbie. Ragazzi, questo camper di Barbie è incredibile. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Questo praticamente cliccando qui si apre completamente, c'ha la piscina che si monta con la scaletta, guardate, con lo scivolo e la scaletta, e poi si apre tutto qui, vi faccio vedere di qua, c'è il bagno, di qua c'è la cucina, guardate che roba, ma il bagno con la tenda della doccia, niente, mia figlia è impazzita, ragazzi, questo l'abbiamo pagato 15 euro. L'abbiamo visto in vendita nuovo, praticamente, ragazzi, in condizioni perfette. L'abbiamo visto in vendita nuovo, c'era, non so su che sito mia moglie l'ha trovato, 178 euro. Una cosa incredibile. Eccolo là, mi sei riaperto. Ok, fermo lì. Una cosa incredibile. Incredibile, ragazzi, bello, mia figlia è impazzita, guardate, c'è gli specchietti che si mettono fuori, veramente un pezzo strepitoso, abbiamo fatto stracontenta mia figlia,
che l'aveva visto in un video, e, ma non avremmo mai comprato a quella cifra, ma a 15 euro praticamente nuovo. Guarda, pure gli adesivi sono in perfette condizioni, quindi questo secondo me è stato giocato pochissimo. E niente, stra contento. Basta che ti apri questo coso. Stra contento. Questo lo poggiamo qui e poi ci giocherà mia figlia, farà il bagno con le Barbie. Eccolo lì, è andato, è partito il camper. Niente ragazzi, abbiamo fatto questo tour, recuperi fighissimi, ci sono piaciuti da morire, tante cose bellissime. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti. Ditemi qual è il vostro pezzo preferito di tutti quelli che abbiamo recuperato ai mercatini. Scrivetemelo qui sotto, sono troppo curioso. Noi ci vediamo domani ovviamente per il salotto di Sheldon. Non mancate perché sempre grandissimi ospiti.